come lavoro faccio formazione, tengo corsi, insegno delle esperienze, dei codici con i quali si può riattivare una facoltà per noi molto importante, che è quella dell'immaginazione e quella del pensiero. Insegno le stanze dell'immaginazione in particolar modo, tengo delle lezioni di filosofia e il mio massimo in questo è accompagnarti a prendere un sistema di pensiero che è quello che tendenzialmente si ha vivendo questo tipo di momento storico, disfarlo come la tela di Penelope e poi ricostruirlo in un modo più tuo. Però se io penso al mio impegno, che è la cosa più importante, che non è il lavoro, l'impegno è un po' l'opus, è quel qualcosa che mi specifica. Ecco, il mio impegno io lo chiamo la specie felice. La specie felice è un po' la direzione dove mi piacerebbe andare, la filosofia della specie è un po' il mio modo di fare filosofia. La filosofia non è mai stata solo teorica. La filosofia nasce dalla physis e dalla meraviglia. Io reputo che nasca anche dalla paura, in realtà. Perché ne è stata la paura? Perché è utile che non ci si guardi mai troppo lontano, sempre più vicino bisogna guardarsi. Se tu sei chiuso nel mundus, anche tu sei catalogabile. La tua energia come gioia di vivere, come motivazione, non si alzerà mai. Io credo che una società, in senso reale, ha bisogno di tutt'altro. Poi ho un modo mio di leggere la filosofia, che non è amore della conoscenza, ma è amore e conoscenza. Accedere alla conoscenza sia con il logos, con la ragione, sia con esperienze più di tipo intuitivo, immaginativo, meditativo. Una filosofia ti insegna ad accettare intanto, ad accogliere, a vedere che c'è una diversità. Noi siamo una storia continuamente raccontata da una parte di noi. Qual è il problema? Che chi racconta la storia è un io molto piccolo, è il sistema di pensiero già codificato con il quale noi partiamo, è un po' la percezione delle cose. Prendiamo un esempio molto semplice, una persona. Quando la vediamo, come è vestita, come si comporta, la stiamo già giudicando, prendendo delle informazioni e categorizzando questa persona nel nostro sistema senza sapere di più, senza sapere la verità. La filosofia invece è esattamente l'opposto. La filosofia è tutto ciò che c'è fuori da quel sistema chiuso. Lavora su tanti livelli diversi. Uno di questi, il più libero di tutti, è l'immaginazione. Io per anni ho pensato che l'immaginazione fosse qualcosa che aveva a che fare con il cervello, una facoltà di diletto, di gioco. E invece assolutamente l'immaginazione, ma poi lo diceva anche Jung, permette non solo viaggi di conoscenza del sé, ma anche di formazione del sé. È un canale di conoscenza che ti permette di sapere tutto quello che non puoi sapere attraverso la logica e il giudizio. Faccio un po' fatica sul concetto di cambiamento, cioè credo che non si possa mai essere identici. In realtà a me piacciono due termini. Uno è evoluzione, nel senso che è la possibilità di espressione di quell'evo, di quel momento storico. E l'altra che mi piace è sviluppo. Perché mi piace sviluppo? Perché vuol dire prendi quelle che sono le tue potenzialità non ancora espresse e vedi come puoi riportarle su questo piano di qui, di realtà. Questo è un piano di dualità, cioè siamo abituati a una cosa o è giusta o è sbagliata, o è buona o è cattiva, ok? Quindi è il 2D. Mentre il 3D, il tre dimensioni, il solido, è il piano delle tue possibilità. E ne hai veramente un'infinità, solo che tendenzialmente siamo abituati a buttarne via quante? Il 90%? Ci insegnano che bisogna sognare in piccolo, ma chi sei tu per fare quello? Usare, per esempio, appunto l'immaginazione e la filosofia, sono un po' la stessa cosa. L'immaginazione è la miglior capacità umana possibile, secondo me, di conoscenza, per cui è filosofia. Per andare a intercettare nella psiche quando sei cubo, cioè quali sono tutte le tue possibilità nel 3D, ecco, vederle e poi tornare nel 2D e cominciare a mettere le basi di questa evoluzione, di questo sviluppo. La consapevolezza è quello che resta di quello che tu fai
in maniera cosciente. È un corpo, è una sostanza. La consapevolezza è decidere in che modo spenderti, decidere che cosa costruire con quella cera. E l'altra è comunicazione e relazione. Io non ci credo che in un pianeta sovraffollato ci sentiamo soli, eppure lo vedo come uno dei problemi principali di questo momento storico. Allora forse abbiamo bisogno di fare consapevolezza di quello di cui abbiamo bisogno, di quello che siamo, delle nostre aspirazioni e di ascoltare di cosa ha bisogno l'altro. A quel punto, se abbiamo coraggio di entrare in relazione, di innamorarci, di farci accendere da una causa o di arrabbiarci per qualcosa che non va, allora forse abbiamo trovato qualcosa per cui spendere la nostra energia e qualcuno con cui vivere questa avventura. Per me l'Italia che cambia è l'inizio di un processo che cambia anche tutto il resto. Vedo questo paese come quello da cui può iniziare qualcosa. Io credo che noi abbiamo nel nostro sangue, nella nostra storia, l'energia per essere da esempio. Non so se lo saremo veramente, però pensarlo mi è utile a farlo. Per me è un inizio, l'Italia che cambia è il miglior inizio. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia, siamo